Ma la volete sapere la mia classifica dei 5 film horror più belli di Disney Plus? Se siete curiosi di sentirla, rimanete a vedere questo video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Dunque, al quinto posto vi ci metto il film Le colline hanno gli occhi del 2006, storico remake del 1977, scritto e diretto da Wes Craven. E in questo nuovo rifacimento del film, il nostro mitico Wes però ricopre solo un ruolo di produttore, affidando la regia a un noto Alexandre Aja. E l'incipit resta più o meno come l'originale, parlando di una famiglia che, ritrovandosi nel corso di un viaggio di piacere, cade nella trappola di una falsa scorciatoia nel deserto del New Messico e finisce nelle mani di una banda di assassini deformi, vittime degli esperimenti nucleari fatti nella zona dal governo americano. Il film differisce nella storia dalla sceneggiatura originale, soprattutto per quanto riguarda il finale, forse più coinvolgente in questo remake e piacerà a tutti gli amanti del genere. Tuttavia la pellicola, nonostante abbia avuto anche un ottimo successo, dato che ne hanno fatto anche un sequel, non regge comunque il confronto con l'originale. Quindi io vi consiglio, se volete vedere questo film, di andarvi prima a rivedere quello vecchio del 77, poi giudicate voi. Al quarto posto vi metto Matriarch, che è un film di genere horror del 2022 diretto da Ben Steiner. Qui troviamo una ragazza che a un punto di svolta, dopo un'overdose quasi fatale, ritorna nella sua casa d'infanzia per affrontare i suoi demoni personali e invece ne scopre uno vero. L'ho trovato, diciamo, abbastanza carino, mi ha abbastanza spaventato anche questo, però comunque non è nulla di che perché alla fin fine il male è una cosa vista e rivista più volte e quindi ciò che vediamo in questo film lo abbiamo ritrovato in tantissimi altri. Ti fa paura, però comunque sai già che tipo di paura è, e quindi diciamo, anche se ti piace, te lo lasci passare. Al terzo posto troviamo Barbarian, che è un altro film del 2022 diretto da Zack Cregger. Qui troviamo una giovane donna che, arrivata a Detroit per un colloquio, prenota una casa in affitto, ma arrivando tardi la sera scopre che questa casa è stata già prenotata 2 volte e uno strano uomo è già lì. Contro ogni buon senso decide di passare lì la sera, ma presto scopre che c'è molto più da temere che un ospite inaspettato della casa. Dunque, che dire, senza fare grossi spoiler, mi è piaciuta molto come pellicola, solo che una cosa che penso faccia parte di qualsiasi horror è anche l'assenza di logica, l'assenza della serie, c'è una casa al buio, nella foresta di notte, il protagonista ci va, il protagonista ci va, oppure c'è una situazione in cui rischi la morte in maniera certa, il protagonista ci va, e qui cosa succede? La protagonista rimane a dormire in questo hotel con questo sconosciuto. Per l'amor di Dio, poi lo sconosciuto non è niente di male, però poi ciò che è il male del film è all'interno di quella casa, no? Senza fare grossi spoiler, comunque c'è tutta una storia dietro che poi appena ti viene raccontata nello spiegone fa venire un po' la pelle d'oca per tutta una serie di cose avvenute in passato e così via. Solo che è pur sempre una storia che non si verificherebbe mai. Non ti dico la parte del paranormale, ti dico la parte quella reale. La parte reale non si avvererebbe mai. Non sarebbe mai possibile che una donna passi una notte con uno sconosciuto solo perché va in quel paese per avere un colloquio di lavoro. È una cosa inaudita. Cioè, almeno la parte reale rendetela logica. La parte paranormale è paranormale, chi se ne frega. Però niente, al di là di tutto questo comunque rimane una pellicola piacevole. E da vedersi una sera con la propria ragazza se volete che si spaventi. Al secondo posto troviamo Omen, il presagio. La pellicola segue la scia dei remake. Infatti, questo film del 2006, diretto da John Moore con Liv Schreiber e Julia Stiles, è un remake dell'originale diretto da Richard Donner nel 1976, che ha originato ben 2 seguiti. Il film, raggiungendo lo stesso favore dell'originale, non si discosta nemmeno dalla trama del lavoro filmato in origine da Donner. E racconta di Tony e Catherine, una coppia di sposi che non riesce ad avere figli. Dopo aver dato alla luce un bambino senza vita, il prete dell'ospedale offre segretamente a Tony un altro bambino nato quella notte e che ha perso la madre, mentre Catherine, all'oscuro di tutto, saprà che quello è il figlio che tanto aspettavano. In realtà, il bambino che cresceranno si rivelerà il profetizzato anticristo. E qui già la situazione cambia, no? Perché non è che tu compi un gesto illogico, stai aspettando un bambino. Rischi di perderlo oppure rischi di farlo nascere già morto, quindi la pazzia ti può portare a qualunque cosa per risolvere la situazione. Quindi c'è un po' una fede in Cristo molto alta in questo film, a tal punto da farsi dare un figlio da un prete in questo modo. Poi, comunque, senza del nulla la madre prende questo figliolo, pensa che sia suo,
forse è quella la cosa illogica, no? Ti verrebbe da dire, oh, ma non riconosci il tuo figliolo. Però comunque ha un filo abbastanza logico, e poi comunque la parte, diciamo, paranormale riguarda pur sempre un demone, un qualcosa, un male legato alla religione, un diavolo in sostanza. E quindi è pur sempre più piacevole di cose legate a alieni, quello è poco ma sicuro. In ogni caso lo reputo comunque un gran bel film. Guardatelo. E al primo posto troviamo The Boogeyman, un film giallo e thriller del 2023, diretto da Rob Savage. Qui, dopo la morte della madre, le sorelle Sadie e Xavier cominciano ad avvertire una presenza inquietante in casa, ma il padre è troppo concentrato sul proprio lutto per prestare loro attenzione. La storia inizia con un uomo che, in modo misterioso, si presenta alla porta dello studio del padre, raccontando della sua storia e della morte dei suoi 3 figli. Così facendo, seguiranno una serie di avvenimenti che manifestano la presenza del cosiddetto Boogeyman, ovvero l'uomo nero, la tipica figura sinistra che si nasconde nei meandri degli armadi bui o sotto i letti dei più piccoli. Perché ho messo questa pellicola al primo posto? Diciamo che il nostro Boogeyman, il nostro cattivo barra mostro barra creatura, non è il classico villain buttato lì che fa paura e ammazza la gente. C'è tutto un significato dietro, il fatto di provare paura, di provare rancore e quindi essere più debole mentalmente, più fragile psicologicamente, e ciò ti porta a cadere in trappola di questo cattivo. Cioè, perché a livello metaforico la paura del buio è psicologica. Se te ce l'hai, in automatico ti puoi immaginare qualsiasi cosa apparire nella notte buia. Se ci pensi, è così. Perché noi bambini accendiamo la luce? Perché hanno paura del buio? Perché quando è buio si immaginano le peggio cose. Una volta adulti sappiamo che quelle cose non sono vere, oppure sì. E quindi teniamo la luce spenta e riusciamo ad andare avanti a dormire, oppure no. E quindi niente, mi ha appassionato tanto perché è proprio questo il principio che incita. È un po' come, ora cambio un po' argomento, un po' come il Batman di Matt Reeves che spaventa i criminali soltanto con il buio. Quando arriva la notte, arriva il buio, i criminali hanno paura perché sanno che c'è Batman che potrebbe arrivare da un momento all'altro. E qui è uguale. Il buio incita nelle persone paura e la paura ti crea i mostri in automatico. E il nostro Boogeyman, nonostante poi nel film ci sia stato fatto tutto un bel lavoro dietro, metaforicamente è soltanto frutto di una nostra paura. Non è un mostro creato lì e messo lì per farti paura e ammazzarti, no, sei tu che lo crei. E questa cosa mi ha appassionato, mi ha affascinato tantissimo. Io spero che vi sia piaciuto anche a voi questo film e vorrei anche sapere qual è la vostra top 5 dei film horror che vi piacciono di più su Disney Plus. Nel caso scrivetemela nei commenti, che sono molto curioso. Io comunque vi ringrazio per aver seguito questo video. Vorrei ricordarvi anche di seguirci su Instagram e Facebook, dove tutti i giorni postiamo roba attuale legata a cinema e serie TV. Ricordatevi anche di iscrivervi su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto, e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!